Buongiorno, buongiorno Domenico Principe, buongiorno a tutti, bentornati all'edicola del Gargano, la rassegna stampa, oggi non molto semi, ma molto seria. Allora, siamo nella sede, questo è quello che hanno lasciato, siamo nella sede del Diario Montanaro dell'associazione Obiettivo Gargano, ieri nella notte di... tra lunedì e martedì, lunedì 12 e martedì 13, ignoti sono stati nella nostra sede e hanno portato via tutto, hanno portato via telecamere, tranne il monitor rotto. Questa è veramente una cosa assurda. Questo monitor è rotto e non l'hanno portato via, questo telefono è rotto e non l'hanno portato via, la Sprite, cioè, è vuota. Non l'hanno... Qui c'era un bel televisore, serviva per le dirette di BMTV. E telecamere, cavi, computer, qui c'era l'altro computer. C'era i microfoni. Una stufa a pellet. Hanno portato via quasi tutto. Però da oggi... Si riparte domenica. Si riparte, saremmo... Non ci hanno, cioè, hanno portato via economicamente poco, ma per noi era tutto. Era tutto quello che eravamo riusciti a mettere da parte in questi 6 anni di lavoro, autotassandoci, facendo tanti sacrifici, ci hanno portato via. Però non ci possiamo fermare. Non possiamo smettere di fare quello che abbiamo fatto in questi 6 anni e non possiamo smettere di sognare quello che sognavamo di fare in questa sede. Per cui ripartiamo, abbiamo bisogno di tutti. Stiamo cercando di mettere su, per tutti gli amici che ci seguono, una sorta di diciamo, sottoscrizione, di una sorta di raccolta fondi. Credo che partiremo da oggi pomeriggio, domani mattina. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno scritto da fuori, da tutta la città, da tutte... le città del Gargano, anche invitandoci a sostenerci, e quindi anche grazie a loro ci è venuta, diciamo, questa idea e questa forza di andare avanti, e quindi dovremmo fare questa raccolta fondi per poter andare avanti nelle nostre attività, quindi con il DMTV, con il diario, con l'associazione, quindi a breve. Qui stavamo preparando... Qui veniva l'angolo di DMTV. L'angolo di DMTV, stavo preparando la scenografia. Dovevano partire a breve le trasmissioni. Questo era il lato, diciamo, redazionale, dove c'erano i PC, c'erano le postazioni computer, stampanti e quant'altro, per poter lavorare in redazione. Qui c'era, questo, se ve lo potete portare, che è l'acquario, da forse era troppo pesante. No, noi ci scherziamo su questo acquario perché non ci piace. L'ha portato Daniele, ciao, e quindi se lo devo venire a riprendere. Va bene. Quindi oggi si riparte domenico. Ripartiamo a sorridere. Siamo certi che tutti i nostri lettori e tutti i nostri amici, tutti i cittadini, tutti i telespettatori dell'edicola del Gargano ci aiuteranno a ripartire. Abbiamo bisogno sicuramente di una mano, però una cosa che abbiamo costruito in 6 anni non ce l'hanno portata via, che il lavoro che abbiamo fatto, l'entusiasmo di tutto questo gruppo fantastico che abbiamo la fortuna di avere con noi. E via, si può andare con l'edicola, Pasqua. Andiamo. Ciao Domenico, a presto. Ciao. E siamo arrivati in edicola, ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Come andiamo? Ma noi? Normale. Ciao Matti! A posto? Dai, ce la facciamo una bella risata oggi? Eccoci qua, noi vogliamo ripartire perché non ci arrendiamo. Andiamo? Allora, innanzitutto facciamo vedere e ringraziamo tutti coloro che ci hanno manifestato la loro solidarietà. Vabbè, questi sono alcuni. Sono alcuni, non sono tutti. Allora, fuori porta, il mattino di Foggia,
Poi c'è Manfredonia 24, il giornale di Monte, il giornale di Monte, News Gargano, il Mattino, Stato Quotidiano, Teleradio R, Fuori Porta, Foggia Today, grazie a tutti. Si riparte, ragazzi. Allora, siamo pronti? Sì. Andiamo? Ah, anche l'attacco, è vero. Grazie, grazie a tutti. Eccoci qua. Rubati anni di sacrifici ai ragazzi del diario. È proprio vero. Posso? Andiamo, andiamo. Allora. Ah, no. Sta un po' storto. Dai, dai. Allora, che dicono i giornali? Vediamo. Troia. Patate sono mandate. Sono mandate le patate? L'olio non sappiamo a quando va. Che amici? Di Borghiù. Tu te le mangi le patate a Margherita? Ehi, pronto Maria? Vediamo, chi è? Metti in viva voce. Pronto? Chi è? Vabbè, no, sì, non si può fare. Sì. Matte, o metti viva voce o attacca, Matte. Dai, niente giornali stamattina. Stamattina, non mi fai niente. Tu le fai? C'è mai c'è? No, no. Dai, stiamoci un altro po'. Corriere della sera, sciopero. Oggi è sciopero, corriere. Non vorrei fare ciò. Noi vorremmo pure avere la fortuna, ma non ci può fare niente. Andiamo con Repubblica. Fisco, ecco gli sgravi delle famiglie. IMU chiesa, decreto da rifare. Regioni alle urne il 10 e 11 febbraio. Colpo di mano al Senato. Sì al carcere per i giornalisti. Diffamazione, passa con il voto segreto. L'emendamento della Lega. Al carcere per i giornalisti. Ha capito? Sì al carcere per i giornalisti. Cioè, l'Italia è un paese per... fatto per i giornalisti. Vabbè. Andiamo, andiamo, dai. Andiamo. Lascia stare. Andiamo. Help, dicono i Beatles. Help? Aspetta, non lo dico mai. When I need somebody, help. Bari, vendolo assolto. Guerra tra... fra Togo. Io tolgo immediatamente le citazioni, hai capito? Help. Sopra. Ecco, adesso sì, no, perché ho visto la pagina pubblicitaria. Vendolo assolto, guerra fra Togo. I due PM accusano la Jeep, è amica della sorella, del presidente, della nonna, del cugino. Tenona Jeep. Tenona Jeep. Sì, sì. Tenona Jeep. Tenona Jeep ai Ross. Ironia del sindaco su Facebook, teste di cuoio a Chiappatopi. Michele Emiliano si contraddistingue. Il debutto di Daniel Nargeri con la nuova orchestra al Petruzzelli di Bari. Il PDL soldi della regione a Ryanair che taglia 9 voli. Bene. E qui non si vola, ragazzi. Vola. Su sto territorio non riusciamo a prendere la faccia, il volo. Anche un periodo di caccia, quindi. È anche un periodo di caccia. Sì, quindi se volate, attenti che le scoppette. Gli sono i caprioli di volo. Attenzione, quando volate. Attenzione. Questo pagina cultura. Della Repubblica, vacci, vacci, Gazzetta del Mezzogiorno, voto, premietto a chi vince. Lazio, Lombardia e Molise alle urne il 10 e 11 febbraio per le regionali. Centrosinistra, pressing per la sfida bis tra i candidati alle primarie. Bravo. Ferrante sciocca, a Taranto non è emergenza. Al Senato con le controperizie dell'Ilva, non è emergenza a Taranto. No, no. Vabbè, chi sta bene? Tutto a posto, anche qua si sta benissimo. Anti-racket verso la Costituzione, l'imprenditore d'accordo si deve fare. Gerardo Biancofiore, edili, la prima infrastruttura sarà quella della legalità. Ok, siamo a Foggia. Stai che non ero d'imbarazzo di stare. No, la barba dobbiamo curare meglio. No, la cattedrale, mo l'hanno aggiustata. Già, veramente, imbrattata la cattedrale, riaperta neanche un mese fa, una striscia blu collocata sulla parte inferiore dell'ingresso laterale. Però qui manca sapete che il cavolo non fai, poi c'è una striscia. Vabbè però. Solo una finisca, che ti? C'è, a Trindecut la cattedrale l'ha appena aperta, già hanno fatto un casino. Ragazzi, il senso civico, dobbiamo vendere il senso civico nelle buste da spazzatura. Facciamo i soldi? Facciamo gli imprenditori? Vendesi senso civico. Quanta soldi fai? Tu dici che sono qua. Danneggiano i raccolti, bisogna poter sparare agli uccelli.
l'appello diciamo degli agricoltori in altre regioni è consentito. Mamma mia. Apertura straordinaria del mercato settimanale domenica 25 novembre a Manfredonia. Andate a comprare tante cose. Tutte le pene d'amore di tre sorelle raccontate da Assunta Radogna. Manfredonia, fermate bus anche nei nuovi comparti in via d'edificazione. Hai visto qua la casa per anziani, ok, i lavori, proseguono i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla norma regionale per la casa di riposo per anziani situata nell'ex convento dei Cappuccini del centro Garganico. Quali? Ah, l'ex cosa, ok, Cappuccini, va bene. Era... ok, questa Manfredonia, supplica 5, il Franco 5, il nuovo allenatore del Manfredonia. Ritorna, diciamo. Esonerato da Renzo, reingaggiato l'allenatore che l'anno scorso fu scaricato via SMS. Quindi non si lasciano solo le persone via SMS, c'è questa moda ormai. La classe, tutte le cose. Oppure il Paese, in Spagna hanno mandato un'email per licenziare tutti i giornalisti. Oh, abbiamo terminato, questi erano i giornali, andate a comprarli, leggeteveli e fate una bella giornata. Compleanno! Alessio, auguri Alessio, buon compleanno, happy birthday. Bene. L'oroscopo oggi, il cielo è sciopero. Il cielo è sciopero? Sì. Come il Corriere? Sì, non si legge niente. Come non si legge niente? Dai, che si legge qualcosa. Non si legge niente. E dai, che si legge non qualcosa. Non si legge niente. Si legge! Ma a me dai. Non si legge niente. Dai, The Fox. Non si legge niente. Due corni, forse arriveranno meglio. Dai, no, infatti dovevamo fare anche la prova del Guinness. Sì, rinviata domani facciamo la prova del Guinness. Preparatevi. Ci dobbiamo preparare più noi con i nostri fisici atleti. Tutta riuscita. Va bene? A domani. Ragazzi, veloce. Oggi niente male. Salutiamo Vale. Valentina, ciao Valentina, salutiamo tutti quelli della redazione del diario e dell'associazione Obiettivi Garganico che sono fuori. Di testa, diciamo. Sì. Daniele Biceglia, Valentina Scirpoli, Matteo Totaro. Sto dimenticando qualcuno, sicuramente non me ne voglia. Un abbraccio a tutti e grazie per quello che ci avete scritto, per quello che ci avete detto, per la vostra vicinanza. Per l'incitamento. Ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo domani, tante belle cose. Speriamo.